Ciao amici, ben ritrovati per questo nuovo mini tutorial. Vi parlerò del Fruit Loop Studio Mobile, della Imagine Line, applicazione di risonanza mondiale, insomma, per quanto riguarda il PC, insomma, e PC o Mac, insomma, e alla fin fine, insomma, ormai da anni anche a livello mobile, per quanto riguarda Android e iOS. Devo dire che tutto sommato per chi è professionista o diciamo appassionato di musica, Fruit Loop Studio è un'icona, insomma, mondiale, insomma. È nella lista tra i primi 5 software, diciamo, al mondo per quanto riguarda, insomma, la creazione di musica, insomma. L'applicazione per mobile, devo dire che senza avere le pretese, tutto sommato bisogna dirlo, per quanto riguarda dell'applicazione potenziale, diciamo, da PC, insomma, è molto, molto, molto valida comunque, perché si riescono a fare cose eccezionali. Qua c'è di tutto, di più, da sbizzarrirsi: sintetizzatori, campionatori, drum kit, beat loop e via di seguito. Ampia gamma di effetti, step sequencer per rapida programmazione per cuscioli. Tastiere, tastiere per pianoforti virtuali configurabili, supporto, controllo MIDI, suona strumenti, collega, manopole, cursore, importazione, esportazione MIDI, singole tracce, multitracce, registra audio, importazione, stereo, WAV, lunghezza della traccia, mixer, silenziamento della traccia, solo bus, effetti, pan, regolazione volume, editor piano roll per inserire note e accordi per modificare le performance registrate. L'aiuto intuitivo dello schermo configurabile per funzionare tutte le risoluzioni e dimensioni dello schermo. Salvare e caricare i brani musicali esportarli in WAV, MP3 e FLAC. Carica i tuoi progetti e la versione del programma FL Studio in questa applicazione. Wi-Fi, condividi i progetti con altre FL Studio Mobile per Android, iOS e Windows. Supporto DeX, Chromebook e schermo interno. Devo dire che per essere un Fruit Loop portata di mano non manca nulla, anche perché poi ha il dialogo con i PC e roba e via di seguito, come detto poc'anzi, insomma. E poi c'è possibilità di ampliare il Fruit Loop mobile con degli acquisti in applicazione, contenuti e librerie, per esempio il player, ad esempio Direct Wave. Puoi comunque caricare i tuoi contenuti, non è necessario acquistarli se vuoi crearne un tuo. Moduli, strumenti inclusi tutti i tipi di generatori, da drum sample, direct wave sample, player, GMS, groove machine synth, transistor bus, mini synth, super sway. Moduli effetti inclusi, tutti i moduli effetti sono inclusi, e chi ne ha più ne metta. Ed è un'applicazione che, torno a ripetere, per chi ama veramente la musica, non deve mancare neanche a livello mobile, insomma, sia per Android che iOS. Diciamo, la data d'uscita è 17 aprile 2013, ultimo aggiornamento 10 novembre 2020. Più di mezzo milione di download, e come si vede qua ci sono pari prezzo di acquisto se si vuole ampliare il discorso, insomma. Sta, insomma, a noi decidere cosa fare o meno, cosa serve, l'utilizzo. Non ha bisogno di presentazioni, perché in effetti tutti più o meno hanno sentito parlare di Fruit Loop, anche per i non grandi appassionati, insomma, ma magari qualche demo a suo tempo tutti più o meno l'hanno scaricata e hanno goduto delle potenzialità, insomma. Dopo si sa che
insomma, per creare musica con questa tipologia di applicazioni, insomma, bisogna saperci un po' fare, insomma, non è che sia per proprio per tutti, 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 però alla fin fine, anche per quello che lo fa solo per hobby, insomma, è una cosa eccezionale. Qui veramente si può tirare fuori lavori che praticamente anche a livello mobile, insomma, a livello, diciamo, professionale. Guardiamo qua la demo di Fruity Loops Studio Mobile. Insomma, si è visto una facilità di creatività pazzesca, insomma, qui si può fare di tutto, di più, dipende, insomma, dalla capacità dell'individuo. Beh, stiamo parlando, insomma,
secondo posto tra i più venduti, insomma, e per cui alla fin fine io la consiglio vivamente, vivamente. Sono certo che tutti quelli che si dilettano in musica fuori loop studio, però anche coloro i quali magari non lo fanno per passione, così, tanto per passarci quella mezz'ora, queste cose qua, di utilizzarla perché si possono ricavare cose eccezionali e avere una grande soddisfazione. I costi dell'applicazione, aggiungendo di tutto di più, insomma, sono accessibili. E niente, provatela. E il mio consiglio è quello di cercare di fare cose semplici che possono essere anche utilizzate per i video di YouTube, chi ne ha più ne metta, insomma. È eccezionale, eccezionale, consigliata vivamente. Con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica e al prossimo mini tutorial, grazie e ciao.